Era nei rubinetti dell'ospedale veronese di Borgo Trento il batterio killer che ha ucciso 4 neonati. Nella relazione della commissione regionale si parla di mancato rispetto delle norme di igiene. L'inchiesta è partita dalla denuncia di una mamma, Matteo Mohorovicic. È stato come veder morire Nina per la seconda volta. Francesca è la mamma di Nina, nata a Verona prematura e morta di Citrobacter, il batterio che all'ospedale della donna e del bambino in città ha contagiato decine di neonati. 94 in 5 anni, 9 sono rimasti cerebrolesi, 4 sono morti. I numeri emergono soltanto ora per la prima volta dalla relazione dei 4 commissari che la Regione Veneto ha nominato per far luce sul caso e sono il motivo per cui Francesca è lì a protestare il suo dolore. In quel documento si parla di iniziale sottostima, mancata comunicazione, scarsa igiene delle mani, del personale sanitario, rubinetti e biberoni infettati dal batterio dall'esterno, esattamente quello che Francesca ha denunciato alla Procura di Verona, che sta indagando. In attesa che si faccia chiarezza, lei, che aveva scoperchiato l'infezione rendendo pubblica la vicenda della figlia, chiede ora la sospensione dei vertici dell'ospedale, compreso il direttore generale. Il 12 giugno aveva chiuso i reparti di maternità e proprio oggi, dopo la sanificazione, ha riaperto il punto nascite. Effettuate queste operazioni, l'ospedale è sicuro. Stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile per eradicare qualsiasi tipo di infezione. L'unica cosa che era doverosa fare era chiudere tutto. Se questo fosse stato fatto, non avremmo i 96 bambini infetti, non avremmo i 4 bambini deceduti e i 9 bambini cerebrolesi. Suo padre si ammala di Covid e lui dice...